Nome Littorio, cognome che lo lega in modo indissolubile a un ufficiale napoleonico, segni del destino. Ha vissuto una vita a destra e ha bruciato le tappe come fece l'esercito di Bonaparte. A 15 anni si iscrive al movimento sociale che a quel tempo era come iscriversi a fare il cristiano ai tempi di Nerone. A 21 consegue la laurea, giurisprudenza a Roma, tempio della retorica forense in quegli anni. A 60 è il primo missino a presiedere il Senato della Repubblica, a 65 il primo ex fascista in un governo di centrosinistra. Fu il primo, dopo l'imperatore romano Caligola, a portare un cavallo in Senato. Il suo puro sangue, gran condottiero, riportò quattro preferenze nell'elezione a presidente della Repubblica. Almirante lo considerava un enfant prodige della nostra politica. Gianfranco Fini, che lui portò al timone del partito, lo ha definito un puttano della politica. Benvenuto a Romano Misserville. Benvenuto, senatore. Buonasera. Senatore, perché un ragazzino di 15 anni nel 1949 si iscrive al Movimento Sociale? C'è un errore. Io mi sono iscritto al Movimento Sociale nel 1947, Quindi 2 anni prima. E quando avevo 13 anni. come mai? Ma così, perché la mia famiglia è stata sempre una famiglia di gente che ha dato alla patria senza nulla chiedere. La strada in cui abito a Ceccano è intitolata a mio zio Domenico Misserville, medaglia d'argento. Una piazza di Roma è intitolata a mio cugino Clinio Misserville, medaglia d'oro della Seconda Guerra Mondiale. Sulla scia di queste tradizioni familiari, in un momento come quello del 47, in cui l'idea di patria era veramente calpestata e vilipesa da tutti, io feci questo piccolo atto di coraggio. Mi iscrissi al Movimento Sociale Italiano, raggruppamento giovanile studenti e lavoratori, così si chiamava l'organizzazione dei giovani. Essere di destra è un'etichetta o un modo di interpretare la vita, senatore? Ma secondo me si nasce di destra. Non è una scelta intellettuale, è una scelta quasi caratteriale, obbligata. Chi ha l'orgoglio di essere, soprattutto ha l'orgoglio delle proprie idee, è naturalmente un uomo di destra, anche se milita in un partito di sinistra. Io nella mia vita politica, che non è stata breve, ho conosciuto tanti personaggi appartenenti a formazioni politiche che allora si definivano di estrema sinistra, che avevano le stimme delle caratteristiche dell'uomo di destra. Li ho sempre rispettati e ho cercato di capirli. Così come ho conosciuto tanti personaggi di destra che non potevano essere di questa parte politica perché erano nati opportunisti e democristiani. Senatore, chi ai tempi nostri, secondo voi, può dirsi di destra? Ma sicuramente credo Berlusconi. Berlusconi è l'interprete di una destra diversa da quella che io ho conosciuto, ho frequentato ed ho amato. Una destra liberale che è nata in opposizione alla sinistra, ma poi si è trasformata in una destra reaganiana, all'americana. Berlusconi è soprattutto un uomo di affari e come uomo di affari merita il rispetto che non tanti uomini politici attualmente meritano. Senatore, voi metteste il partito nelle mani di Fini, insieme a Pinuccio Tatarella tracciaste la rotta che sdoganava l'MSI in Alleanza Nazionale. E poi però, proprio voi ve ne faceste cacciare. Pentito di quella creatura politica? No.
Io non intendo parlare, e mi pare che l'abbiamo messo come condizione di questo nostro incontro, dell'onorevole Fini Gianfranco. Non mi interessa. Come non mi interessa seguire il consiglio di Stendhal, il quale diceva che non bisogna mai dire. Avevo ragione, perché è l'ammissione di una sconfitta. Chi aveva ragione e non ha saputo farla valere è uno sconfitto. La trasformazione del movimento sociale in alleanza nazionale era una necessità storica, altrimenti non si sarebbe potuto sdoganare questo serbatoio di energie intellettuali, spirituali e politiche, perché che per quasi 40 anni, anzi per oltre 40 anni, era rimasto congelato ed inutilizzato. La creatura fu concepita ed anche messa al mondo da Pinuccio Tatarella, che era un uomo politico di grande intelligenza, di grande sensibilità e di grande lealtà. Pinuccio Tatarella non ha tradito mai nessuno, non ha insultato mai nessuno, ha sempre cercato negli avversari e nei camerati di partito di trovare una nota positiva, e per questo io lo ricordo con grande affetto. Presidente vicario del Senato per Alleanza Nazionale, dopo poco tempo sottosegretario di Stato al lavoro nel governo D'Alema, il primo posto comunista che entrava a Palazzo Chigi. Lei disse: lo feci solo per riportare al suo posto un quadro di Mussolini. Com'è quella storia? È una delle mie tante vicende improntate ad un involontario senso dell'umorismo. Io sono stato vicepresidente del Senato, dove ero entrato calzando una maschera antigas e facendo prendere al povero Spadolini quasi un colpo apoplettico. La maschera antigas mi serviva come gesto icastico per richiamare l'attenzione delle istituzioni sull'inquinamento della Valle del Sacco, dove allora, come ora, c'è la più alta percentuale di morti per tumore delle vie respiratorie e dell'apparato digerente. E diventai sottosegretario del governo D'Alema per un giorno o due, designato da Cossiga, che voleva che io facessi parte del governo per garantire un certo collegamento con l'onorevole D'Alema, al quale mi lega una salda e vecchia amicizia. Naturalmente l'idea di fare una cosa divertente mi passò subito per la testa. Avevo un quadro del Duce che era stato scaraventato dalla finestra del Ministero dei Fasci e delle Corporazioni, che oggi si chiama Ministero del Lavoro. La mia idea fissa era quella di rimettere al suo posto quel quadro, anche per un giorno. Non mi importava niente di fare il sottosegretario, figuriamoci. Uno che è stato vicepresidente del Senato considera la carica di sottosegretario come una diminuzione. E lo feci, presi questo quadro, lo riportai al Ministero del Lavoro, dove mi assegnarono una stanza faraonica, e tolsi la fotografia di un personaggio politico che non mi è stato mai simpatico e ci misi il quadro del Duce. Il giorno dopo salutai il mio amico Massimo D'Alema, detti le dimissioni e me ne andai dal governo. Beh, è stata una bella soddisfazione. Senatore, però all'epoca ci fu chi nel partito non gradì e la definì un puttano della politica. Questa è una cosa che l'ha ferita? No, assolutamente. L'ha riempita d'orgoglio? Nemmeno. Io ho un grande rispetto per le signore che l'opinione pubblica corrente definisce puttane. Mi ricordo sempre che ai tempi dell'antica Grecia erano considerate delle sacerdotesse di Venere e Pandemia.
Questa è una notazione di cultura classica. Quindi la cosa non mi fece né caldo né freddo. Gli insulti non mi hanno mai colpito perché io ho come metro di paragone la mia sensibilità. Io sono sensibile agli insulti meritati. Agli insulti immeritati non do nessun peso. Le se ne andò portandosi 169 milioni di lire che vennero tolti al partito e assegnati a lei come leader del movimento Destra di Popolo. A chi l'accusava di essersene andato per soldi rispose: posseggo un cavallo che 100 milioni li vale per zampa. E allora perché lo fece? Avevo all'epoca un cavallo che si chiamava Sopran Montanelli, che avevo comprato per 20 milioni a rate e che vinse in carriera 750 milioni di lire. Mi offrirono 400 milioni per venderlo e io dissi di no. Quindi il finanziamento pubblico relativo alla mia posizione politica equivaleva al valore di una zampa del mio cavallo. Ma c'è un'altra cosa. Io presi questi soldi e li distribuii tutti documentatamente alle persone che ne avevano diritto, cioè alle persone più disagiate e più infelici della società italiana, agli istituti per la rieducazione dei diversamente abili, agli istituti di beneficenza, ai ricoveri degli anziani, tutti, fino all'ultima lira. Gliene do atto anche perché fui testimone all'epoca e vidi poi le matrici di quegli assegni, comprò anche delle ambulanze, insomma tutto quanto rendicontato. A proposito di cavalli, senatore, il suo gran condottiero è stato votato all'elezione per diventare capo dello Stato, un novello Caligola? No, io, siccome erano in corso le elezioni del capo dello Stato e non si riusciva a trovare un accordo, si diceva che sarebbe stato eletto Andreotti, naturalmente i democristiani remavano contro e votavano contro di nascosto. I comunisti lo volevano aiutare, ma non osavano dirlo. C'era questa situazione di impasse. E io dissi, ma perché non votiamo il mio cavallo Gran Condottiero, che è un bellissimo sauro inglese? E in una delle tornate elettorali uscì fuori quattro volte il nome di questo cavallo. Leggeva i nomi dei votati, Scalfaro, Oscar Luigi Scalfaro, il quale si metteva gli occhiali e diceva Gran Condottiero, poi chiedeva al segretario, ma questo è senatore o deputato? Perché non sapeva bene chi fosse il destinatario del voto, mentre io, insieme a tre amici che avevano seguito il mio consiglio, ci facevamo delle risate veramente matte alle spalle di Oscar Luigi Scalfaro. Del quale parleremo tra un secondo, perché sempre a proposito di cavalli, Giulio Andreotti, sconfitto da un cavallo della scuderia di Romano Misserville, commentò: Romano, mi hai battuto all'ippodromo, almeno fammi vincere l'elezione Presidente della Repubblica. Perché Andreotti non diventò capo dello Stato? Non diventò capo dello Stato perché ci fu l'attentato a Falcone. C'era un'atmosfera di terrore per queste uccisioni che si ripetevano, per questa malavita che sembrava trionfante e pericolosa. Ed allora, nella concitazione del momento, venne fatta la scelta peggiore. Venne eletto Oscar Luigi Scalfaro, che io non votai, naturalmente. Animali e capi di Stato, al culmine della sua polemica con il presidente Scalfaro, Romano Misserville chiamò il suo cane Oscar e ne conseguì un'accusa di vilipendio. È vero. Come andò a finire? Che il ministro di Grazia e Giustizia, che doveva dare l'autorizzazione perché si proseguisse nell'accusa, si chiamava Mancuso ed era un uomo tosto, soprattutto era un magistrato che io avevo conosciuto da giovanissimo e che aveva un senso della legalità assolutamente inattaccabile. Quando Scalfaro lo mandò a chiamare perché voleva far incriminare me,
l'onorevole Berlusconi e credo anche Fini, che allora era non tanto ben visto dai centri di potere, e Mancuso disse di no. E questo gli costò il posto da ministro di Grazia e Giustizia. Quanto al mio cane Oscar, io mi sono pentito di averlo chiamato con questo nome. Come mai? Perché forse avevo commesso il reato di maltrattamento degli animali. I cavalli, una passione irrinunciabile. Nella storica foto in cui lei stringe la mano a Ugo Picchioli del PC, la prima tra un fascista e un comunista, se si allarga la foto si vede la mano sinistra di Romano Misserville dietro alla schiena che stringe una copia di un giornale sulle scommesse ippiche. Ma almeno per quella foto non poteva rinunciare ai cavalli. Ma i cavalli sono una grande consolazione per me. Ho frequentato gli ippodromi per una ragione essenziale, che sono gli unici posti al mondo in cui non si rischia di incontrare degli asini. E questo mi ha molto confortato. Poi mi sono divertito con i cavalli. Ho avuto una piccola scuderia con la quale mi sono preso delle belle soddisfazioni. Ho conosciuto gente importante, tra cui per esempio la Gagan e Rothschild, perché un mio cavallo ha corso a Parigi in una corsa importante di gruppo, il Prix de Lutèce. Erano una decina di cavalli, tutti i cavalli di Rothschild, della Gagan, degli sceicchi. Tra questi cavalli di magnati c'era il cavallo di un poveraccio, quale io sono sempre stato. E la stampa francese non riusciva a capire come questo cavallo fosse arrivato nel tempio dell'ippica mondiale. Questo cavallo arrivò terzo. Fu battuto dal cavallo di Rothschild e dal cavallo della Gagan. Però batté tutti i cavalli degli sceicchi, cavalli che costavano miliardi. Questo povero cavalluccio che io avevo fatto correre era costato 20 milioni a rate, perché i cavalli si possono comprare anche a rate. E veramente ebbe una carriera stupenda. Il giorno dopo l'Equipe, che è il giornale sportivo francese, intitolava l'articolo facendo il nome di questo cavallo e dicendo che era petit, mais bien fait. Era piccolo ma ben fatto. Ed era arrivato terzo. Cavalli di razza. Cossiga un giorno, parlando di Misserville, disse poteva essere il De Gaulle italiano. Perché non se ne fece nulla? Ma veramente io credevo che Cossiga potesse essere il De Gaulle italiano. La mia adesione alla formazione politica di Cossiga fu dettata proprio da questa illusione. Al governo c'era la sinistra. La destra sembrava in rotta perché Berlusconi era attaccato da tutte le parti da questioni giudiziarie. Si respirava un'aria di disfatta. Cossiga in quel momento fondò un partito che si chiamava Unione Democratica Repubblicana per l'Europa. Si chiamava Repubblicana proprio per il richiamo al partito di De Gaulle. E io pensai, insieme con tanti amici intelligenti, bravi, che quello fosse il momento per l'Italia di avere un De Gaulle. Così che aveva tutti i numeri. Era un uomo che aveva un passato glorioso alle spalle, una preparazione politica eccezionale, aveva soprattutto un disincanto verso la politica che lo faceva uscire fuori dal gregge, dal gruppo, e poteva veramente diventare il De Gaulle italiano. Non lo fece perché? Perché sulla sua strada incontrò tale Clemente Mastella. A proposito di Clemente Mastella, per un brevissimo periodo siete stati nello stesso partito. Alla luce di quello che è accaduto in seguito, è pentito o felice di non esserci rimasto assieme? Ma io ormai per la politica non ho più interesse.
Io ripeto agli amici che ogni tanto mi sollecitano a tornare in campo che nutro per la politica italiana lo stesso interesse che nutro per il campionato di cricket che si gioca in Bangladesh. Assolutamente non sono in grado di dare giudizi, non ho più frequentazioni politiche se non sul piano amichevole e soprattutto mi sento leggermente disgustato dal panorama umano di questa politica. Non da D'Alema, perché di lui ha detto come Almirante sa coniugare la militanza di parte con una visione obiettiva dei compiti di un capo di governo. Conferma o il giudizio alla luce degli anni trascorsi va rivisto? Lo confermo in pieno. D'Alema è un personaggio che ha meritato di fare il Presidente del Consiglio e ancora adesso spicca nel panorama politico italiano per preparazione, per intelligenza e soprattutto perché riesce a farsi nemici dappertutto. Stendhal diceva deve essere un uomo intelligente perché ne parlano male in troppi. D'Alema ha più nemici all'interno del suo partito che in tutto il resto dello schieramento politico italiano. In quella intervista aggiunse una cosa, che quello che me lo rendeva caro era il fatto che aveva i baffi come Almirante. E io di Almirante sono stato il discepolo fedele e l'amico assolutamente e totalmente affezionato. Che cosa ha dato Almirante all'Italia di quegli anni? Beh, Almirante ha dato il senso del coraggio. Io lo accompagnavo a fare i comizi, perché lui temeva soprattutto le lunghe presentazioni che gli rubavano spazio. E non c'era segretario di sezione che non approfittasse della presenza d'Almirante per lanciarsi in discorsi chilometrici. Andammo a Parma a fare un comizio. Almirante cominciò a parlare. C'erano una cinquantina di missini sotto il palco, un battaglione di carabinieri che difendeva questi 50 valorosi da una folla scatenata che tirava di tutto, uova marce, frutta, sassi, biglie. Il commissario di pubblica sicurezza fece suonare i rituali tre squilli di tromba e sciolse il comizio. L'anno dopo, Almirante tornò su quella piazza, sempre accompagnato da amiche, cercavo di ripararmi dalla brutta marcia che ci lanciavano. E cominciò il discorso, come se l'avesse finito un minuto prima, come stavamo dicendo. Si scatenò un'altra volta il putiferio e lo fece per 8 volte di seguito. Questo dava agli italiani la sensazione che ci fosse un uomo coraggioso, bravo, intelligente, che si metteva contro il regime. Era l'unico avversario del regime, forse insieme a Pannella in quel momento, ma di Pannella era grande amico. Senatore, è vero che proprio in queste zone ci fu una persona che evase dal carcere per andare ad ascoltare un comizio di Almirante? Beh, non è che evase dal carcere, doveva rientrare in carcere ad una certa ora, a Cassino. Si trovò a passare per la piazza dove parlava Almirante, rimase talmente rapito da questa oratoria brillante, effervescente, frizzante, profonda, che si dimenticò che doveva tornare in carcere. Fu processato per evasione e io lo difesi. Io posso dire di Almirante una cosa. Un giorno riuscì a fare 11 comizi in provincia di Frosinone e io che lo accompagnavo perché mi faceva l'onore di considerarmi un amico, sentì 11 comizi diversi. Non ripetette mai la stessa frase, il che è una cosa prodigiosa. Chiunque abbia avuto a che fare con l'oratoria, anche per motivi professionali, come me, si rende conto che questo è un exploit
assolutamente ineguagliabile. Almirante riuscì a fare 11 comizi diversi. L'ultimo lo fece a Monte San Giovanni Campano, dalle 11:30 a mezzanotte. E io ero lì ad aspettare per vedere che cosa diceva. Guardò il cielo stellato e fece un comizio poetico, parlando delle stelle, dell'universo. Da quello poi sapeva come far discendere gli argomenti politici. Senatore, è vero, sono aneddoti. Si racconta che lei conobbe Francesco Storace all'epoca della campagna elettorale per le elezioni comunali di Roma. Si narra che lei abbia commentato: questo è uno che in politica farà strada, mi ha fregato sui soldi dalla colla per i manifesti. Questo non mi sento di ripeterlo. Storace è un personaggio politico sul quale io non mi attento a dare giudizi. È cambiata la politica o sono cambiati gli uomini che fanno politica? La politica cammina con le gambe degli uomini. Quando io sono entrato al Senato, nel lontano 1987, portando il Movimento Sociale nel mio collegio dal 4 al 12%, c'erano dei personaggi con cui veramente valeva la pena di fare amicizia o di litigare. Io sono stato allo stesso tavolo per tanti anni con Pajetta, che era una persona di grande rigore morale ed anche di grande spessore umano. Pajetta fu il primo che, quando morì Giorgio Almirante, venne a rendere omaggio alla salma di questo suo grande avversario. E mi diceva sempre: quando io vedo questi voltagabbana che al tempo del fascismo mangiavano la greppia del duce e poi sono diventati antifascisti, mi congratulo con me stesso, perché posso dire: non c'ero. I maligni dissero all'epoca che Romano Misserville si era fatto eleggere al Parlamento per avere l'immunità, perché aveva vinto talmente tante cause contro l'allora terribile procuratore della Repubblica di Frosinone, Paolino Dell'Anno, che prima o poi avrebbe dovuto tentare di arrestarla. Com'è andata? Ma Paolino Dell'Anno, poverino, è morto. Era un grande procuratore, nel senso che sapeva sostenere l'accusa. Non tanto in aula quanto nella costruzione dell'accusa. Ed un pubblico ministero abile ed intelligente come lui, per un difensore come io sono sempre stato, è un avversario stimolante. Se il duello avviene ad armi pari e se non ci sono colpi bassi. Qualche volta dava qualche colpo basso. Chi rimpiange degli avversari di un tempo? Ma erano gente di grande levatura. Gli avversari professionali erano persone straordinarie. C'è stata una stagione del Foro della Ciociaria, la stagione di Ciccio Casale, di Renato Casale, di Luigino Colella, di Fabrizio Pagliei, che era la stagione dei grandi avvocati, avvocati che sono stati visti in una dimensione ridotta perché lavoravano ed operavano per loro scelta in provincia. E veramente avere a che fare come colleghi o come avversari con gente di questa levatura era un piacere che si traduceva in una situazione psicologica di esaltazione quando si vinceva, di sconforto dignitoso quando si perdeva. Lei è stato un grande combattente, ha sconfitto anche un tumore alla gola. C'è qualche volta che lei si è sentito sconfitto? Sì, quando è morta mia figlia. Ha qualche rimpianto, senatore? Ma chi non ha rimpianti? Però posso dire una cosa: la mia vita è stata una vita intensa, è stata una vita divertente, è stata una vita costellata di successi e di insuccessi.
Forse, potendo ricominciare, rifarei tutte le cose che ho fatto e non rifarei le cose che non ho fatto. Grazie a Romano Misserville. Prego, grazie per questa bella, simpatica ed intelligente conversazione.